Benvenuti in questo video sulle contrazioni auxometriche. Io sono Fabio Pani ed ho un video di supporto sull'articolo apparso nel Performance per quanto riguarda appunto una scheda sulla mobilità della spalla. Allora andiamo a vedere subito gli esercizi proposti. Sono fondamentalmente quattro. I primi in extra rotazione utilizzando la tecnica dell'isometria, cioè mantenere la stessa posizione. Mi distanzio un po' da un supporto, può essere un sacco da box ma anche un supporto qualsiasi esso sia, per esempio anche a parete. Mi distanzio dal sacco, in questo caso tengo la mano in posizione prona. Una volta raggiunto l'avambraccio parallelo al pavimento, tengo la posizione per 10-15 secondi, quindi lavoro isometrico. Poi ho proposto le contrazioni dinamiche, sempre per quanto riguarda l'extra rotazione, quindi mentre il primo esercizio è isometria in extra rotazione, questo invece è un lavoro dinamico, sempre in extra. Partiamo. 1, chiudo. 2, chiudo. Quindi un lavoro dinamico in cui c'è la fase centrica e la fase concentrica. Lavoro in intrarotazione, utilizzerò l'arto controlaterale, quindi il sinistro, mi distanzio dal sacco e tengo la posizione sempre dell'avambraccio parallelo al pavimento per 15-30 secondi, lavoro isometrico in intra. Il lavoro invece dinamico qual è? Quello in cui c'è sia la fase centrica che concentrica, quindi via, 1, apro, 2, apro. Quindi questi due esercizi sono fatti appunto in isometria oppure con un lavoro dinamico. Altro esercizio che ho proposto sono i curl, quindi un esercizio sia per i flessori e poi per gli estensori. In questo caso utilizzeremo un elastico che ha delle maniglie, una maniglia da collegare appunto alla mano. Qual è il ruolo sia dei flessori che degli estensori? Vediamolo. Ci interessa soprattutto uno dei flessori, il bicipite brachiale, che attraversando anche la spalla ha un ruolo sulla mobilità della spalla stessa. Per quanto riguarda gli estensori, e il tricipite che ci interessa per lo stesso motivo. Gli esercizi proposti sono i seguenti: collego un elastico a un'estremità, magari al piede, con l'altra lo tengo alla mano e il movimento deve essere un movimento combinato. Quindi parto in estensione, fletto l'avambraccio sul braccio e il braccio sulla spalla, quindi un doppio movimento, ripetiamo, sia dell'avambraccio sul braccio e sia del braccio sulla spalla. Benissimo, abbiamo messo ripetizioni 8-10. Per quanto riguarda il tricipite brachiale, stessa cosa, utilizzo un supporto magari in alto oppure con la mia stessa mano. Tengo la posizione, quindi con l'altra mano afferro la maniglia, via, in estensione. Quando vado in eccentrica faccio un movimento anche della spalla, via di nuovo, 1, su, 2, su. Quindi mi raccomando, sia per il bicipite brachiale che per il tricipite brachiale utilizziamo un movimento biarticolare corto della spalla. Poi abbiamo messo un altro esercizio con la palla, anch'esso in isometria. Li vediamo quando la palla sta avanti. Perché una contrazione auxometrica l'utilizzo di una palla del genere? Perché è morbida, quanto più viene compressa la palla aumenta la sua tensione e per vincere questa tensione, che man mano aumenta, il muscolo è costretto ad aumentare la propria. Questo è un principio delle contrazioni auxometriche. La tensione sale man mano che il muscolo si accorcia. Benissimo, la teniamo in avanti su un supporto fisso, può essere anche una parete, e anche qua via 15-30 secondi in cui spingo contro la palla. Un altro esercizio è quando la palla invece sta dietro, quindi mentre prima ho lavorato fondamentalmente il deltoide anteriore, qua sto lavorando sul deltoide posteriore, la palla sta dietro, via anche qua 15-30 secondi di isometria. Abbiamo messo diverse serie, questo ovviamente anche in funzione del tempo che voi avete a disposizione, perché questo è importante. Se voi volete dedicare e fare un lavoro lungo, potete salire e iniziare magari la prima settimana con 3 serie e via dicendo, aumentando le serie fino anche a portarle a 5, 6, 7 serie per ogni esercizio. Spero il video vi sia servito, vi auguro un in bocca al lupo con l'allenamento e ai prossimi video con la Federazione Italiana Fitness.